inizio 2018, questo monitor curvo Asus ROG Strix XG32BQ è il monitor perfetto per i videogiocatori, ma adatto anche a qualsiasi altro ambito di utilizzo. Andiamo a dargli un'occhiata. Il display realizzato da Asus di certo non può passare inosservato, ecco, sia per le sue dimensioni generose che per la componente estetica davvero accattivante. La prima cosa che salta all'occhio è senza dubbio l'ampio pannello leggermente curvo da 32 pollici che consente la fruizione di qualsiasi contenuto in modo eccellente. I bordi estremamente ridotti poi forniscono, oltre che un bel colpo d'occhio, anche la possibilità di affiancare altri monitor, magari della stessa tipologia, per creare un setup davvero eccezionale. Sul retro poi troviamo il braccio legato alla base d'appoggio che consente di orientare orizzontalmente il display e anche di regolarne l'altezza. Soprattutto questa caratteristica mi è servita molto perché per inserirlo nella mia postazione, che è piuttosto compatto, ho dovuto abbassarlo quasi al massimo, infatti direi che è servito. In prossimità della base d'appoggio troviamo un anello in metallo rigato che contribuisce insieme ai piedini d'appoggio a dare un look aggressivo tipico dei prodotti della serie ROG. Sul fondo poi viene proiettata una luce rossa che, grazie all'utilizzo di alcune sagome presenti in confezione, crea il logo ROG sulla superficie d'appoggio. Tale caratteristica, insieme poi all'anello retroilluminato posto nella parte posteriore del monitor, contribuiscono a rendere la postazione nel complesso davvero, davvero accattivante, soprattutto poi in assenza di luce, quindi al buio, riesce anche a illuminare lo sfondo presente dietro il monitor, così da non affaticare troppo la vista. Viste le sue specifiche, questo Strix non è soltanto bello da vedere, ma anche e soprattutto da utilizzare. In quanto vediamo, come già detto, un pannello da 32 pollici con risoluzione 2560x1440, realizzato con tecnologia VA, ovvero ad allineamento verticale, abbiamo un tempo di risposta di 4 millisecondi, un refresh rate di 144 Hz, un range di colore che copre il 125% dello spazio RGB, un rapporto di contrasto 3000:1 e una curvatura di 1800R. La zona posteriore nel lato basso poi nasconde al di sotto di un pannello che va smontato, va rimosso facendo un po' leva con la scocca, tutte le porte del caso. In particolare troviamo una porta HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2, una mini DisplayPort sempre 1.2, una porta audio analogica da 3,5 mm, due USB 3.0 e l'ingresso per l'inserimento del cavo d'alimentazione. L'Asus ROG Strix XG32VQ non è di certo un monitor plug and play, nonostante la sua semplicità di utilizzo. Non utilizzare tutte le possibilità di personalizzazione che quest'ultimo offre, infatti, riduce parecchio, a mio parere, quella che è la qualità dell'esperienza utente finale. Collegato all'alimentatore e al PC, infatti, la prima cosa da fare è quella di inserire il CD presente in confezione all'interno del nostro PC fisso e di installare tutti i driver del caso e i software forniti. Nel caso in cui il vostro PC non dovesse equipaggiare un lettore CD o DVD, non c'è problema, in quanto Asus presenta tutto sul suo sito, quindi basta recarvi al link che lascio qui magari in descrizione per scaricare tutto l'occorrente. Tra il materiale presente su questo CD troviamo ad esempio Asus Display Widget, software che consente di gestire nel dettaglio tutta una serie di parametri relativi ai colori e all'illuminazione del display. Nella scheda Game Visual, ad esempio, possiamo scegliere tra 8 modalità preimpostate e per ognuna di esse è possibile modificare numerosi settaggi nel dettaglio, così da personalizzare ogni preset in base alle nostre esigenze. Oltre questo, nella parte bassa ci sono 4 livelli di rimozione della luce blu, utile per chi usa molto il PC di sera per scrivere o per lavorare. UpSync permette poi di associare a un determinato gioco un particolare preset da noi scelto. Così facendo, modifiche sui colori da noi preimpostate verranno applicate solamente all'avvio di quel titolo. Nella scheda sistema, invece, oltre a trovare alcuni dettagli sul monitor in questione, possiamo regolare impostazioni relative ad Asus Display Widget, controllare gli aggiornamenti e contattare l'assistenza. Viene da sé che utilizzare questo software risulta fondamentale per sfruttare al 100% le funzionalità offerte da questo monitor. Questo, così come altri prodotti realizzati da Asus, è compatibile col sistema Aura, che consente di regolare l'illuminazione di alcune componenti estetiche messe lì apposta per creare, insomma, un po' il design del prodotto e di sincronizzare questa illuminazione tra più dispositivi se questi ultimi sono collegati tra loro. La componente che in questo prodotto può essere gestita a livello di retroilluminazione è l'anello posto nella parte posteriore. Ebbene, con Aura potremo impostare delle sfumature di colore, oppure un colore fisso, fare in modo che questo si spenga e si riaccenda e tante altre cose.
L'OSD, ovvero l'on screen display, si presenta in modo dettagliato e sostituisce in tutto e per tutto Asus Display Widget, anzi va anche ad aggiungere alcune feature. Qui, infatti, grazie ai pulsanti posti in prossimità del lato destro del monitor, potremo gestire immagini, colori e modalità di gioco, e in aggiunta saremo in grado di selezionare la porta video preferita e interagire con le porte USB. Vediamo poi la sezione Game Plus, dove è possibile piazzare al centro dello schermo un mirino fisso, scegliendo tra i 4 disponibili, impostare un timer, scegliere se mostrare o meno gli FPS del gioco e gestire al meglio l'allineamento dell'immagine nel caso si abbiano due o più monitor. Inutile dire come le due settimane passate in compagnia di questo Asus ROG Strix XG32BQ siano state decisamente piacevoli, visto l'utilizzo che ne ho fatto. Il monitor in questione infatti si presta benissimo sia per ciò per cui è stato pensato, ovvero per il gaming, e sia per lavori di vario genere, dall'editing foto e video, passando poi per programmi di gestione di dati, di file e tanto altro ancora. In generale, come già detto, il colore di questo monitor copre il 125% dello spettro sRGB. Tale caratteristica si traduce in colori più vividi e saturi nelle immagini visualizzate, ad esempio, non so, nella fruizione di contenuti multimediali o nel gaming, e questo può andare bene per questi due ambiti di utilizzo. Nel caso invece di editing foto e video, dovremmo stare attenti a come utilizziamo questo monitor, in quanto se è attivo qualche modalità particolare, come, non so, gara, film, gaming, queste andranno a modificare pesantemente i colori e quindi magari la color correction potrebbe poi non essere corretta. Ho apprezzato poi la curvatura da 1800R leggera al punto giusto, così da non distorcere l'immagine, è perfetta per il 16 noni. Per quanto riguarda il gaming, in questi giorni ho avuto modo di giocare a Tom Clancy's Rainbow Six Siege, titolo che richiede un'elevata reattività e fluidità dell'immagine per rendere al meglio. L'ampia diagonale del display, la risoluzione V Quad HD e il refresh rate di 144Hz sono tutte caratteristiche che si sposano perfettamente con titoli come questo, garantendomi una visuale eccellente sui nemici e riuscendo a far visualizzare ogni minimo movimento. Altro titolo che ho provato e finito durante il test di questo monitor è Little Nightmare. Qui prevalgono i colori scuri, rappresentati egregiamente dal display, che grazie alla tecnologia VR spegne totalmente i pixel in prossimità del nero, creando l'atmosfera perfetta per il gioco in questione e per titoli horror o comunque con scene cupe. Per concludere, Rocket League è stato il titolo con cui ho potuto apprezzare al meglio i colori vivaci offerti dal pannello di questo monitor, visto il comporto grafico quasi cartonesco e i numerosi effetti esplosivi e particellari. Anche qui l'eccellente fluidità dell'immagine mi ha fatto godere appieno di tutte le animazioni presenti in game. Pollice in su anche per l'utilizzo principale che ne ho fatto, ecco, ovvero quello del blogging. Questa review, la recensione scritta che trovate in descrizione o nella scheda al video, è stata fatta proprio con questo monitor e, diciamo, mi ha aiutato in questo, in quanto con tutto questo spazio di esposizione ho potuto mettere sul lato sinistro ciò che stavo appunto scrivendo, mentre sul lato destro alternare così un po' di contenuti da cui magari prendevo ispirazione, come lo stesso sito di Asus per le specifiche tecniche, o magari video di YouTube per distrarmi un po', così come Spotify per brani musicali. Ecco, questa diagonale è importante, permette di gestire un po' tutte le finestre nel modo in cui preferiamo, senza dover altabbare o mettere in secondo piano qualcosa. Per concludere, anche questa video recensione è stata editata in parte con questo monitor, in particolare utilizzando Adobe Premiere. Ebbene, viste tutte le schede che offre Premiere nella sua interfaccia, avere questo spazio a disposizione mi ha consentito di navigare nella timeline senza problemi e di accedere a tutte le finestre, per l'appunto l'anteprima del video, lo slider per il volume, il controllo degli effetti e tanto altro, senza dover rinunciare alle dimensioni di qualche altra scheda, ecco. Soddisfatto anche di Photoshop, dove chiaramente ho potuto svolgere lavori di grafica e di fotoritocco sfruttando al 100% la dimensione del pannello. Un prodotto di questa categoria, vista la sua dotazione, viene proposto chiaramente al pubblico a un costo abbastanza alto. Su Amazon.it possiamo trovarlo a 599€, prezzo che, anche essendo alto, rispecchia a mio parere tutto ciò che viene offerto da questo monitor. Tralasciando il sistema Aura dell'anello sul retro e il logo proiettato sulla base, che sono caratteristiche belle esteticamente ma che magari qualcuno potrebbe non trovare utili, abbiamo comunque un pannello da 32 pollici con risoluzione piuttosto alta, un refresh rate di 144Hz, la curvatura di cui abbiamo già parlato, qualità dei materiali che compongono la scocca, in generale tutto il dispositivo base comprese, insomma tutti i dettagli e tutte le caratteristiche che giustificano appieno il prezzo. Insomma, questo era l'Asus ROG Strix XG32BQ e da Giuseppe Moro che è tutto per chimerareo.com. Alla prossima!
the music goes around.